Come fare una buona frittata di pesce? Questa è stata la richiesta che ho ricevuto da quante e quanti di voi, care amiche ed amici, hanno guardato i miei ultimi video tutorial di gastronomia casareccia. E qui il vostro amico Santenchan, lo youtuber italiano, corre ai ripari per aiutarvi, a voi tutti che lo seguite, proponendovi un altro video tutorial di gastronomia casareccia nel quale vi faccio vedere come fare una frittura di pesce in Italia chiamata frittura di parranza. Se questo argomento vi interessa, vi prego innanzitutto di fare clic a mi piace. Per premiare la produzione del video, fate clic in grazie vicino all'icona di condividere il video affinché anche altri possano commentarlo ed apprezzarlo. Iscrivetevi al canale, azionate la campanella delle notificazioni. E soprattutto se volete premiare il mio canale di YouTube Santenchan, mi raccomando, abbonatevi. Poi in questa premier potrete partecipare per supportarmi con le super chat e gli stickers. Questo video andrà in onda come premier, anzi sta andando in onda come premier, e quindi mi raccomando, se potete, mandate super chat e super stickers. Comunque vi ricordo che o vi abbonate al canale per supportare anche tutte le mie altre produzioni video, oppure semplicemente fate clic nell'icona qua in basso a forma di cuore con scritto grazie dentro, che soprattutto è usufruibile dalle applicazioni cellulari e dalle applicazioni Android per premiare la produzione di questo video. Quindi se fate clic sul cuoricino con scritto grazie, non vi state abbonando, potete scegliere uno dei 6 livelli di pagamento, ma pagate solo una volta. In pratica è come se premiate la produzione di questo video con un minimo di 4 dollari e un massimo di 100. Se invece vi abbonate al canale, premiate la produzione di tutti i miei video con un minimo mensile di 4 dollari e un massimo di 100. Però non mi dilungo di più, poi lascerò dei video consigliati che voi vedrete ogni tanto apparire una I qua in alto e il titolo, e poi delle schede a fine riproduzione video. Due le lascio fra l'ultimo video e il video a vostro piacimento. Naturalmente questo video sarà preceduto, prima della sua pubblicazione come premier, da un'anteprima. Quindi l'anteprima che guardate, prima che questo video sarà uscito, non sarà il video. Poi vedrete il video. Allora, come fare una buona frittura di pesce, una buona parranza all'italiana? È stata la richiesta che ho ricevuto negli ultimi mesi. Ho fatto gli ultimi due video tutorial di gastronomia casareccia su come fare uno strudel casareccio, uno alle mele e un altro alla mozzarella e formaggio, e adesso godetevi questa frittura di pesce. Distinti saluti dal vostro ben amato Santenchan, lo youtuber italiano, e mi raccomando, seguitemi, guardate che be che begli strofinacci colorati che ho. Vi ringrazio della vostra gentile attenzione e mi raccomando, supportatemi anche economicamente, che ne ho bisogno. Se voi volete incentivare la produzione di questo canale, abbonatevi, fate clic su grazie a forma di cuoricino. Partecipate della chat nei miei video, nelle mie premiere, dei miei live con
super chat e stickers. E mi raccomando, chi si abbona al mio canale o chi fa clic su grazie, poi avrà il commento al video sottolineato, si differenzierà dagli altri commenti, e anche al mese chi si abbona ci avrà un intervento in chat che si distinguerà dagli altri interventi. Quindi vi conviene, passerete come dei mecenati del mio canale. Allora vi lascio, mi sta pesando il cellulare, non ho un tripode, se voi mi finanzierete mi potrò comprare un tripode. Sto messo a questi livelli. Ciao. Adesso devo lasciare, se no il video viene troppo pesante in tutti i sensi, anche perché probabilmente morirete dalla voglia, anzi rinascerete alla voglia di guardare finalmente sta frittura di pesce. Ciao ciao dal vostro Sant'Enchan. E già trema il mio braccio, quindi viene un po' male sto video. Ciao. Siempre si hago las rabas ahora porque él me miraba que estaba allá, decía lo que me voy a comer. Y me acuerdo del idiota del Andrés. Qué buenas, dice, ¿dónde las compró? Extraño que apagaste, porque yo iba a poner Così parliamo un los po'. leones. Va bene, ¿Qué vas a no? hablar si estás con el celular Per vos? quello sto facendo questo video. Vos sabés que cuando llueve dice que es día del arroz, de chorros, de ladrones. Van a robar cuando está lloviendo, que no los escuchás. Tengo que apurar. Incomodidad y la mesada tan chica. ¿Vuoi vino o birra? Ni uno ni el otro. Yo sé, a la noche. Ah, già, perché questo è per domani. No, las rabas las vamos a comer ahora y te comes unos cornalitos, mira lo que hago a la noche. ¿Por qué? Porque llego de la calle cansada, muerta, y no hay nadie que cocine, nadie que lo haga. Decí que tuve la suerte, comimos porque había descargado esa pizza. Si no, no comíamos.
pero no puedo hacer así para que no se me quemen las rabas. Ci occorrerebbe voi quella cosa per colare di che truoni che ci sono. Cortame una carta. Estos son tan delicados que se Sì. rompen todos. Si toglie la farina subito. Sí, no, no se le salieron. Porque esto le iba a hacer así, un golpecito. Después lo saco enseguida para ponerlos en el horno, ¿viste? Si era un vidrio, pastichás todo con eso. Y para este sartencito era demasiado chico. Mira esto. Ah, bene, che cos'è? Te lo dije 10 veces, pero ya no te lo digo más. Era a beneficio di camera. Vos podés abrir el horno. Sì. Tieni cuidado que explote, eh. Ah, fa un'esplosione Hacelo nucleare. salir enseguida la llama que tiene, Nucleare. porque el horno explota. Beh, una cosa tremenda, guarda, una strage. Ni lo cree lo que uno le dice al idiota que no lo sabe. Nada. Hasta que no te suceda a vos. Mira. Como te digo, y justo acá, y justo a nosotros, que saben que hay un vos no lo escuchaste porque eras chico cuando me decía Giovanni Ricci, a este para que te obedezca le tenés bocacha de mierda. ¿Qué te dije? Ahora. Andate.
Y todo el tipo que se divierte un saco cuando habla por el teléfono. Y sí, lo único que hacen inmediatamente es que le vamos a pasar el preventivo. Le vamos a pasar el preventivo constantemente. Anda con Bobby que tiene miedo. Sí. De nuevo viniste a filmar acá. Dai. Bella. Bella mia. Poverina. Mi vuole tanto bene. Bella cagnolina. Ah, che occhi. Ai, mamma mia. Mamma mia, poverina. Mi sembra che poverina c'ha già le catarate. E ha compiuto forse più di 12 anni. Poverina. Sta diventando un po' magra. La mia bella cagnolina. La mia bella cagnolina. Poverina. La mia bella cagnolina. E niente. Si sta editando un video. E mi è venuta questa idea maranza di allungare il video mettendo alla fine la mia cagnolina, capito? Perché dico, non voglio fare un video troppo corto. Bella, bella cagnolina. Guarda, guarda che è arrivato qualcuno. È arrivato qualcuno. E andiamo a vedere chi è arrivato. È arrivato qualcuno. Ecco qua il cagnolino bello. Il cagnolino bello, lui è ancora giovane, c'ha 7 anni, si stiracchia. Ecco, bravo. Bravo cagnolino bello. Bravo cagnolino. Fai la ninna, fai la nanna. Dormi come se hai fumato una canna.